Sì. Avrei una domanda anche a partire dall'ultima riflessione, insomma, Sì. del professor Leoni. Sì. Ho aspettato a farla perché non volevo spoilerarmi gli argomenti. Dai. Questa metamorfosi, questo, diciamo, anche superamento di questo dualismo soggetto-oggetto, ha uno scopo più appunto, come si diceva, di tipo gnoseologico o di tipo etico, nel senso lo scopo è più il concepire l'uomo come dentro un campo più grande o è un qualcosa che comunque in un certo senso va a incidere nel modo in cui conosce il mondo circostante. Il primo. Ok. Sì, sì, chiaramente. È un tipo di esperienza che apre alla coscienza di dipendere di essere dipendenti di quello che appare e scompare. Questo passo è molto semplice in un senso, perché ma è sempre certo, è sempre nel punto di vista del sentiente umano, ma la coscienza alla quale apri è che c'è sempre una insuperabile dimensione pratica o passiva nella coscienza percettiva. E ça c'est le point essentiel, je dirais. C'è quella forse interdipendenza o la priorità dell'ambiente, e io sono in mediale, Mezzo. in mezzo, Il o medio milieu, giusto oui, mezzo. c'è ça. Mais pardon, je peux juste. Par rapport Vas-y. aussi à ce que tu Vas-y. continuo in francese per un minuto. Peut-être là où il y a effectivement une grande différence par rapport à une philosophie comme celle de Le Zégouatan, enfin ce qui fait que David Abraham est profondément phénoménologue, c'est que cette réflexion, elle est faite effectivement du point de vue de l'être humain en tenant compte de la structure sensible du corps humain tel qu'il est structuré. Et il part pas de cette hypothèse, comme on a chez Guattari et Deleuze, qu'on pourrait facilement, en quelque sorte, morceler le corps ou défaire ou se laisser traverser par des forces qui font que tout à coup il y a une partie de moi ou que je peux, comme ça, un peu facilement adopter une autre structure. Je suis quand même profondément, fondamentalement, pas prisonnier, mais enfin, je fais avec, et j'essaie de rendre compte de la façon dont le monde se donne à moi, avec ma structure sensible d'humain, les deux yeux en face, le bipède, debout, enfin, une structure très concrète, sensible, mais qui fait une unité sensorielle et agissante et en mouvement, etc. Pardon, j'aurais pas trop pu dire un tel. Dice rispetto alla domanda di poco fa e anche alle mie considerazioni di prima della pausa, che effettivamente c'è una differenza tra una prospettiva, per esempio, alla Deleuze-Guattari, e quella di David Abraham, che in questo invece è un fenomenologo, diciamo, fedele all'idea che si debba descrivere tutto questo senza mai venire meno
al punto di vista umano, diciamo così, alla struttura del nostro sentire, percepire, muoverci, al fatto che lo schema corporeo umano è fatto così e non in un altro modo, ha i due occhi davanti, è verticale, eccetera, eccetera. Mentre Deleuze e Guattari sono più, non so come dire, si allontanano di più da questo vincolo e non esitano a immaginare, insomma, che ci si possa mischiare molto di più, ecco, con gli altri esseri. Peut-être encore une remarque en relation avec ça, c'est que beaucoup, en particulier la plupart des peuples, je crois, amazoniens, en tout cas, c'est en tout cas ce que explique Viveros de Castro, et considèrent que les autres animaux sont en réalité tous des humains. Simplement, au départ, il n'y avait que des humains dans leur conception. Ce n'est pas du tout une idée que les humains doivent cesser d'être humains, ou quelque chose comme ça, mais fondamentalement, ce qui fait qu'on a une proximité avec, je ne sais pas, le jaguar, le crocodile ou d'autres animaux, c'est qu'au fond, à l'origine, dans le temps mythique, c'était aussi des humains. Et simplement, il s'est passé des choses qui ont fait qu'ils sont devenus, eux, autres. Donc, si on veut se rapprocher des pensées indigènes, il faut aussi penser qu'il y a une certaine forme de... Parce qu'il appelle ça du perspectivisme, et qui est aussi une sorte d'anthropocentrisme radical des indigènes, mais qui est très, évidemment très différent de l'anthropocentrisme européen, bien sûr. Mais... Dice che se leggiamo Viveros de Castro, no, l'autore adesso è stato cancellato, di Metafisica Cannibali, le popolazioni di cui lui si occupa, le popolazioni amerindiane, non hanno tutta questa fretta, diciamo, di diventare animali, o questo ideale filosofico deleuziano, guattariano, di diventare animali. Anzi, pensano che nel tempo mitico delle origini tutti gli animali fossero umani, poi hanno preso altre vie differenziandosi, ma il fatto che ci sia un'intesa, un rapporto, eccetera, dipende da questo orizzonte comune che è antropologico, antropomorfico. Quindi è una specie di... concludeva anche dicendo, una specie di antropocentrismo radicale, anche se è molto diverso da quello che noi, diciamo, europei, occidentali, chiamiamo antropocentrismo e a volte critichiamo come antropocentrismo nella nostra filosofia, visione del mondo, cultura, eccetera. Ma ça dit quand même aussi, pardon, j'enchaîne, mais là c'est de l'improvisation et puis c'est vraiment difficile pour moi quand même en italien. Mais... Alors, par rapport à ça, il faut peut-être penser aussi que justement le mode de sentir proprement humain, et c'est ce que montre d'ailleurs justement le troisième extrait de texte, possède une espèce de plasticité qui lui permet d'une certaine façon de se laisser habiter par... une organisation sensorielle différente. C'est pas un enfermement uniquement là-dedans, mais c'est, voilà, il faut être honnête et continuer de partir du point de la perspective humaine qui nous est donnée. Oui. Mais en tant qu'elle a une plasticité surprenante elle aussi. Et dice, et questo, diciamo, tener fede alla posizione fenomenologica e partire dall'esperienza umana, dai suoi modi, dalle sue strutture, eccetera, non è neanche un essere chiusi dentro a una gabbia, non so come dire, non evadibile, perché anzi tutto questo è molto plastico, no? Si può trasformare, da lì dentro si riprendono tante cose, come mostra il passo che adesso andrà a commentare del divenire corvo dello sciamano. Sì, c'è il secondo testo è un divenire corvo del sciamano, sciamano, e il terzo testo è divenire corvo di David, himself, dopo vari esercizi
percettivi che il sciamano gli fa fare. Gli fa fare, sì. Voilà. Bon. Rimangono 22 minuti. Va bene. ok. Bon, on va essayer quand même un peu rapidement quand même le deuxième aussi un petit peu. Oui. Si il secondo rapidamente non è giusto, le pagine sono 2:25-27. David Abraham vive già per qualche settimana presso un sciamano in Nepal del nome Sonam e la sua moglie Jangmu in un'alta valle dell'Himalaya. E Sonam ha una relazione speciale con le corvi. Con i corvi. Comment c'est? Con i corvi, c'est ça? Ok. Ouais. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? J'ai même pas oublié le stylo. Pas grave. Je me lève. Con i corvi. Merci. In un senso ha cercato questo sciamano e voleva abitare con lui e prendere qualche cosa per in un senso estendere e sviluppare la sua cosiddetta ipersensibilità. E ha già in questo soggiorno ha cominciato di sentire una prossimità con la terra intorno a lui e diventa attento alla sua corporeità. Un passo un poco davanti, poco primo, scrive: "The more my consciousness sank into the muscled thickness of my animal flesh, the more I could feel the tangible earth around me swell and breathe and move within itself, trees, riverbanks, and boulders quietly responding to all the happenings in their vicinity." So, donc, plus je deviens attentif à ma propre chair, à mes muscles, enfin mon propre corps, plus je sens la terre bouger, respirer, etc. Vous êtes tard donc hein? Non, si peut-être, mais Carl aussi, non? Si. It seemed the ground itself felt my footfalls and nudged my steps in the most serendipitous directions, ensuring that I'd come upon some unexpected events at just the right moment, that I would encounter a hawk just as it swerved into a tree to feed its nestlings, or that I'd step into the precise spots to glimpse, through a momentary opening in the monsoon clouds, two mountain goats coupling in the high ridge. Donc c'è l'esperienza di una familiarità, on peut dire, hein? On peut dire une familiarité, sì. Hein? Kinship, hein, on dirait en anglais. Sì, sì. Un'affinità. Una affinità, una familiarità con gli eventi che hanno luogo nella montagna. And there is a sort of another expression, an alignment with the sentience of the land itself. Ecco anche possibilmente una risposta a te che
più approfondisce il sentire del corpo stesso, più è attento alla sensibilità della terra, dell'ambiente. Cioè non è opposto. O la mia sensibilità o la mia capacità di percepire umana o l'ambiente. E questo è un approfondimento dell'intuizione merleau-pontiana, perché approfondire il senso della mia corporeità significa anche approfondire il senso della mia appartenenza alla carne del mondo. E descrive come si fa. Il passo racconta un evento sul sentiero ritornando da un villaggio dove Sonam, accompagnato di David, era andato per risolvere un problema, per una possibile guarigione. In questo villaggio c'erano due morti per accidente, una persona malata, dunque è stato convocato il sciamano. E sul cammino del ritorno, Abram segue con pena il sciamano, che mostra la sua appartenenza al territorio, perché corre con grande facilità sul bord du précipice. Comment c'est le précipice déjà? Le précipice. Si. For example, where is it? At one point. No. Pop. Rimasi. Here. I would fall well behind Sonam, who, twice my age, glided across the steep mountainside with a careless ease I could not fathom. His knees bent and his arms loosely outstretched, hands dangling limp like a drunken monkey. Sometimes he'd mock my fear by leaping onto a large rock at one side or the other of the trail, landing atop it with just one foot and then balancing there, the other foot swinging beside him, gazing around seemingly at ease until I finally caught up. So this demonstrates questa passione. Mostra l'appartenenza di Sonam al suo territorio, alle caratteristiche del suo territorio. E poco dopo fa un sorto di prank, è possibile di dire, no? Pranking. Scherzo. Ah, sì. Sì, ci vai il prank. Literalmente. At one point I emerged from a harrowing stretch to see Sonam far off in front of me, and so I hustled along the widened path to catch up. The sun slid behind the mountains and the chill rose from the canyon. I had gotten to within 40 or so feet of him when Sonam rounded a fold in the slope and vanished from view. As I approached that bend, I heard the guttural squawk of a raven, loud, from somewhere nearby. After a moment, I heard it again. Hein, c'est intersensoriel. Ça commence avec le... Comincia con l'oreille. After a moment, I heard it again. And then, as I rounded the bend, I finally saw the raven poised atop a boulder jutting out over the gorge to the left of the trail. The bird was facing across the trail. As I watched it hopped twice to angle itself more toward me, its eyes blinking like camera shutters as it cocked its head. It uttered another more subdued squawk and then hopped down onto the trail.
Yet, as it did, so the raven suddenly seemed to swerve towards me, for it expanded rapidly in apparent size. My arms instinctively flew up in shield of my face, but then the bird simply alighted in the middle of the trail. Still, there was something all wrong about the way the raven landed on the dirt. Its shape was contorted somehow, and the landing much too loud, until I realized that I was looking at Sonam and not the raven at all. I blinked and realized to my utter perplexity that Sonam was much, much farther from me than where the bird had been. Question of questione di profondità, letteralmente, e di percezione della la grandeur, la grandezza in proporzione con la con il spazio. What the hell was happening? I took a few steps towards him, whereupon my eyes discovered that the boulder on which the raven had perched was itself much farther than I'd thought, not 8 feet in front of me, but about 28 feet away, and hence was a hell of a lot bigger than I'd perceived it to be. So it was this much larger rock from which the raven had just jumped into the trail, transforming its feathers into clothes in the process. I stood there in a kind of shock, straining to fathom what I had just seen. Straining even to allow what I had just seen. A man turned into a raven and then back again. A man I knew. A perfectly impossible metamorphosis had just unfolded before my blinking eyes. So, and Sonam was looking at me from where he was. Sorry, I forgot to... his head tilted to the side. I could feel a tremor riding upward from my feet, my legs starting to buckle. I eased off the backpack in order to set it down, but Sonam walked over and hoisted it on his shoulders, motioning that we'd better keep going as though nothing unusual had just happened. I took a few steps, then stopped and stared around, shaking my head rapidly, trying to make sure that what I was seeing was really there. Had what I had just witnessed been merely a mistaken perception in momentary confusion of my senses? Sonam strode past me and headed along the trail. After a few yards, he spun around and stared hard into my eyes. He swiveled his head from one side to the other, then opened his mouth and squawked, a perfect series of raven calls before turning and leading the way down in the blue mountain dusk. You know? He did his prank and then wow. So, sì, in questo passo mi interessa l'effetto sul corpo di David, il tremito, come si scrive, senti un tremito salire dai piedi e le gambe iniziarono a cedere, e l'umore del sciamano. Del sciamano che gioca con la profondità, che è una risposta al gioco di prestigio dell'uomo occidentale. Sì, vedi, anche io posso darti una sorpresa. Un altro esempio di queste trasformazioni. E il terzo passo è alla fine del capitolo... questo passo era alla fine del capitolo sul gioco di prestigio, sleight of hand, e il capitolo successivo è shape-shifting, metamorfosi, e alla fine di questi... In questo capitolo Abram racconta come Sonam l'ha fatto fare degli esercizi, c'è giusto? Sì, sì. Ha cominciato un vero processo di iniziazione con Sonam da qualche mese già, e gli fa fare degli esercizi di percezione come
e ad esempio come guardare per ore, no? La superficie di una roccia a un luogo determinato, poi guardare per 2-3 ore a 10 centimetri dietro la roccia, fissare un punto dietro, no, non alla superficie ma dietro. E poi passa a una tappa più, come dire, più avanzata, e l'esercizio è di guardare le corvi più precisamente, fissare un punto dietro la testa di un corvo particolare, tra le spalle dell'uccello, un punto dietro la testa dell'uccello. E l'evoluzione è poi di guardare come sarebbe di toccare al stesso punto. Donc c'est des exercices aussi, sono esercizi sinestetici, è possibile di dire, no? E Abraham alla pagina 251 spiega che scopre scopre la sinestesia, che percepiamo col corpo intero, e che la visione o il toccare sono modalità singolari di questi. Scrive: "It was through Sonam's tutoring that I came to recognize the astonishing malleability of my animal senses. During those weeks in his valley, I discovered these simple truths about perception, that neither the eyes nor the ears nor the skin, tongue or nostrils ever really operate on their own. That each sense is steadily informed by other senses, that as we explore the terrain around us, our separate senses flow together in ever-shifting ways." E parla anche nelle stesse pagine dell'empatia, della capacità di percepire altri modi di percezione, e ça implica in profonda maniera la collaborazione dei diversi modi del mio sentire, in modo della sinestesia. E fa l'esperienza dell'unità della mia capacità di sentire in virtù della struttura aperta che formano insieme. E non parla di questo, ma la tematica la nozione di schema corporeo, se come sa condire lo schema corporeo, come struttura del corpo soggetto, della coordinazione dei sensi e dell'unità del corpo come essere sensibile e qui è in questione anche, no? È un po' all'arrière-plan, se non puoi dire, sì, nello sfondo. È nello sfondo, sì. Alla fine del capitolo Sonam dà un ultimo esercizio, è gustare il allora se ici attends c'est où ça? The bird walks forward. Un attimo. Ok. Questo è. C'est assaggiare, c'est good, no? C'est la même chose. Ok. Sonam had warned me not to look directly at the bird's eyes, but to sink my visual focus into that place within its breast and to hold it there. No?
guardare nel petto dell'uccello. I had been doing this for a long time without altering my position, my eyes fixed steadily upon the raven as it walked and as it rested, peering this way and that. Now it leaned to peck at the dirt, seeds, I thought at first, although when it straightened up, I saw a large beetle was in the beak, which quickly opened and snapped shut around it. You can taste what he's tasting. Sonam's voice was soft beside me. He'd come up without my noticing. He spoke again. You can taste that bug. He swallows it. Hein? Mm-hmm. Aussi synesthésique. Hein? Mm-hmm. Ouais. No, I can't. Yes, you can. He replied. Try. C'est un enseignant un peu. Et une enseignante, comment dire, autoritaire un peu. un maestro, comment on dit, autoritaire? Autoritario. Autoritario, si. Et bon... ha effetto alla fine perché dice Sonam poco dopo trasferisci tutti i tuoi sentimenti nell'uccello, move all your feelings into the bird and spostati verso l'uccello, disse, e io senti and I heard his voice as if at a distance. Keep your eyes open, watch. And then the event happens. L'evento accade che comincia di volare. Santé. The bird is now hopping, not walking, toward the edge of the gorge, and I feel each hop a slight jolt. Its shoulders expand as wings and spread and lift, and then with a lunge we are aloft. The rim passes under us, and the ground falls away into a terrifying emptiness as the whole canyon opens beneath us, the cliffs just below, and then the whole description is... La description che viene è interamente la descrizione di un volo, mm-hmm. d'un vol. Sì. È già 4:30, ma questa capacità di empatia forse è possibile di dire che va fino alla capacità di incorporare un schema corporeo di un altro vivente, di un corvo, e che la metamorfosi anche può accadere nel modo di sentire e di muoversi, che è la propria capacità dei sciamani. In generale, hein. Mm-hmm. Voilà. Grazie mille. Grazie. Voilà, c'était la. Tu pourras te.